Al secondo piano di Palazzo Torres, nel corridoio principale della Procura della Repubblica di Trani, ecco una targa marmorea che ricorda il magistrato Nicola Barbera. Un momento di grande commozione, un momento di grande emozione, vero? Sicuramente è così, perché oggi ho visto presenti tantissimi degli uffici giudiziari, delle forze di polizia, degli avvocati, della Camera Penale, insomma c'è stata una grande partecipazione, oltre che i familiari profondamente commossi. È un'icona, non è una lapide, con la quale noi ricordiamo il compianto mio predecessore Nicola Barbera e sulla quale poi riflettiamo come messaggio per le generazioni future. Un esempio integerrimo, ecco, una persona equilibrata che ha saputo sempre discernere l'etica e non solo. Certo, il ricordo del collega mi è ancora vivo in quanto quando sono arrivato come Presidente del Tribunale di Trani, lui era il Procuratore della Repubblica ed è stato sempre prodigo di consigli, in quanto venendo in un nuovo ufficio, dovendo conoscere anche l'ambiente in cui operare, mi è stato vicino e io per questo lo ricordo sempre con affetto e con grande stima. La presenza dei familiari poi? La presenza dei familiari è molto importante perché loro, diciamo, hanno vissuto in prima persona questa disgrazia, diciamo disgrazia, quanto fino all'ultimo è stato un uomo attivo, veniva anche dopo che era in pensione a riferirmi dei premi, dei suoi impegni professionali nell'agricoltura e in tutte le attività che svolgeva e che continuava a svolgere con impegno. Sindaco, lei ha ricordato la figura di Barbera come un modello, un esempio. Ci sono stati anche degli esempi che lei ha riportato alla memoria? Beh sì, ho ricordi personali chiaramente perché Don Nicola mi ha cresciuto, abbiamo una vecchia amicizia di famiglia, quindi io oggi ero particolarmente felice perché chiaramente non ricordavo soltanto una persona che è stato un modello per l'intera città e quindi da primo cittadino, ma lo facevo anche per chiaramente questioni personali, oltre che professionali, perché da avvocato chiaramente so quanto Don Nicola ha dato alla città, ma anche al tribunale, alle tradizioni, alle antiche tradizioni giuridiche di questa città. Del resto andriese di nascita, ma poi tranese di adozione. Assolutamente sì, trapiantato ormai di famiglia qui, la famiglia Barbera è una famiglia diciamo importante tranese, quindi un bellissimo palazzo peraltro storico. E sono tante le attestazioni di stima, di amicizia che ricordano Nicola Barbera. Ascoltiamo queste considerazioni. È stato un uomo coraggioso, Nicola. È stato coraggioso perché è sempre stato coerente con le proprie idee, con i propri comportamenti, con il proprio esempio e non ha mai accettato compromessi. Queste sono cose che possono essere scomode, però poi vengono apprezzate e riconosciute nel tempo. Un uomo di diritto, un uomo che amava la legge, però un uomo che aveva proprio l'identità del territorio, amava il territorio, amava l'agricoltura, amava l'ambiente. E credo che questa lei l'abbia descritto perfettamente perché nella stessa persona c'era il magistrato, l'agricoltore appassionato, ha avuto possibilità di carriere anche altrove, ma non ha mai lasciato Trani e il territorio pugliese, si è battuto per i diritti dell'ambiente, per la tutela dell'ambiente, ripeto, sempre con coraggio e coerenza. La targa commemorativa è stata scoperta alla presenza dei familiari di Barbera, scomparso il 30 marzo del 2015 all'età di 78 anni. Con la moglie Elisabetta, i figli Riccardo e Luigi, i fratelli Paolo e Giuseppe, le autorità, il procuratore capo Carlo Maria Capristo, il presidente del tribunale Filippo Bortone, con il sindaco Amedeo Bottaro. Questa è la maggiore attestazione, la migliore eredità che il papà ci ha potuto lasciare, è questa qua, è quella che è alle mie spalle. Tutte le persone che appunto ancora lo ricordano e che sicuramente lo portano nel cuore, a prescindere dalla procura, dagli ambienti giudiziari che lui ha battuto per 9 anni, insomma ha frequentato assiduamente, ma l'attestazione migliore è questa, il papà è stato una persona, oltre che magistrato, un uomo ben voluto e apprezzato da tanta gente, tanti amici lo dimostrano appunto questo, quindi chiaramente per noi è stato veramente un papà esemplare e un esempio da portare avanti, da seguire tutti i giorni della nostra vita, cercando di emularlo per quanto possiamo riuscirci, per quanto possiamo farlo, insomma, ecco. Insomma, è così.
e quindi oggi siamo qui, adesso quindi scopriremo questa targa che ci hanno gentilmente il signor procuratore e l'ufficio ci hanno autorizzato, ci hanno consentito di sistemare, di mettere a muro, e quindi è questo per noi veramente un motivo di grandissimo orgoglio. È la cosa più grande questa, insomma, per noi, perlomeno per me è così, ma lo sarà sicuramente anche per i miei fratelli. Nicola Barbera, andriese di nascita, figlio d'arte, matranese di adozione, è stato in magistratura per oltre 40 anni e dal 2000 al 2008 ha ricoperto a Trani l'incarico di procuratore capo. Numerose le inchieste condotte dall'illustre giurista, sensibile alle tematiche ambientali e appassionato di agricoltura. Io parlo in prima persona, per me è stato un grande padre e un grande maestro, perché mi ha insegnato, oltre all'approccio con il mondo giuridico, e quindi la passione mi ha trasmesso e quant'altro, mi ha insegnato anche a coltivare quelli che sono i valori più importanti, che sono appunto quello della famiglia e la passione per l'agricoltura anche. È un binomio che ha sempre accompagnato mio padre per tutta la sua vita e che ha comunque trasmesso anche a me personalmente, perché è un'azienda agricola ereditata proprio da papà e che cerco di mandare avanti a meglio che posso, nonostante insomma le difficoltà che si incontrano quotidianamente nella nostra professione. Avete deciso insomma di essere qui comunque sempre presenti con questa targa? Non è che l'ho deciso, io l'ho proposto e la proposta è stata accolta con grande affetto e con grande stima da parte del procuratore capo Capristo e anche del presidente, il dottor Bortone, che ringrazio insomma con l'affetto più vivo che si possa provare in questo momento. Da Trani per Viva Sveva 24, Floriana Tolve.